Sì, allora, il punto di partenza è che la rivelazione di Dio è fatta da Dio a noi, quindi Dio per parlare con noi inevitabilmente si è dovuto umanizzare, prima ancora che il Verbo si facesse carne, che la parola eterna di Dio, il Figlio di Dio eterno si facesse uomo. Dio per parlare con noi uomini ha dovuto umanizzarsi nel senso di utilizzare un linguaggio umano. Quando si dice linguaggio umano, quando si dice frasi tipo la parola di Dio in parole umane, non bisogna semplicemente pensare, ha parlato a gente che sapeva appunto l'aramaico, l'ebraico e in qualche modo ha fatto scrivere la legge di Mosè in ebraico e aramaico. Sì, questo è chiaro, ma c'è molto di più. Dio ha dovuto dire la sua verità, la verità di se stesso, la verità dell'essere umano, dell'uomo per salvarci, l'ha dovuto dire nel percorso storico dell'uomo, tenendo a mente lui che ci ha fatti, che la storia progredisce, va avanti, e quindi tenendo conto persino delle incrostazioni socioculturali presenti in un determinato tempo che segnano questi autori della Bibbia. Non bisogna immaginare l'ispirazione come, non so se avete in mente il San Matteo del Caravaggio, questo angelo che è detta a Matteo il Vangelo. E l'ispirazione non è semplicemente una dettatura, non è che l'autore sacro ispirato dallo Spirito Santo vada in trance e la sua mano inizia a scrivere quello che lo Spirito Santo gli detta in quel momento, no? L'ispirazione è un fenomeno molto complesso che passa attraverso l'umano complessivamente inteso. La Dei Verbum dice, guardate che quegli autori che hanno scritto i Vangeli sono autori veri, come Alessandro Manzoni, come Dante Alighieri, ma appunto lì c'è un tocco dello Spirito. Un tocco dello spirito attraverso, usiamo questa immagine, il filtro dell'umano, dell'autore, dell'umanità dell'autore. Per cui, chiaro, un autore che è di cultura ebraica intenderà il tocco dello spirito, il messaggio dello spirito a partire dalla sua cultura ebraica. Non solo scriverà in ebraico, ma ha nella sua testa tutta una serie di concetti che vengono da quella cultura, concetti positivi e anche concetti negativi. Non solo, ma l'autore, se è vero uomo, se è vera donna, ecco, l'autore ispirato parte anche dalla sua esperienza di vita, da quello che ha imparato a scuola, da quello che ha letto ultimamente. Ecco, Dio che tocca il cuore dell'autore sacro, lo Spirito Santo soffia nel cuore, ma soffia attraverso un filtro, una rete, e quel filtro può essere positivo se l'autore sacro è particolarmente docile o se l'autore sacro è particolarmente ricco umanamente parlando. Può essere anche un filtro negativo, oppone una certa resistenza al tocco dello Spirito Santo. Insomma, è come quando noi guardiamo il sole con degli occhiali scuri da sole. Possiamo fissare il sole, sì, però non è più così splendente come prima. Colpa del sole? No, colpa nostra, tra virgolette, colpa, no? Cioè, se l'autore ha delle precomprensioni, l'autore sacro, ispirato, delle precomprensioni, persino ha dei peccati. Tutto questo, appunto, sono come occhiali scuri che fanno vedere Dio, che pure gli sta dando delle verità, gli sta
offrendo delle verità che sono lui stesso, vedono Dio in un certo modo degli occhi oscurati, oscurati dalla cultura ambiente, oscurati dalla storia personale, un'esperienza da bambino in cui il padre era di un certo tipo, incide nell'autore, che vedrà Dio come una proiezione del padre, e oscurato persino dai peccati dell'autore. Certo, lo spirito va oltre, cioè è come tu puoi mettere così una rete quando ti arriva un fiume, va bene la rete, però alcune cose le blocca. Faccio un altro esempio, poi arrivo al dunque, ma è importante suscitare, diciamo così, delle domande abbattendo, se necessario, un immaginario un po' troppo semplice. In un bicchierino di grappa non ci puoi mettere un'autobotte. Il liquido di un'autobotte non ci sta nel bicchierino di grappa. Devi prima ampliare il bicchierino, diciamo così. Ed è quello che ha fatto Dio. Dio non è che ha detto, ma siccome siete quasi animaletti, siete un po' di più, ecco, però, allora facciamo così, io vi dico metà bugia e metà verità, poi quando siete grandi vi dico tutta la verità. No, Dio ha detto sempre la verità di sé. Il sole brilla con tutto se stesso, ma appunto il bicchierino è piccolo, e allora, dicevano i medievali, quid recipitur ad modum recipientis recipitur, cioè ciò che è contenuto in quel bicchierino è quello che il bicchierino può contenere, c'è poco da fare. Bisogna ampliare, ecco cosa ha fatto Dio, ampliare il cuore per poterci versare tutta la verità, sopportando che durante la storia ci sia appunto una certa incapacità di cogliere, no? Incapacità di cogliere. Ecco, questa è la rivelazione. La rivelazione biblica, già nel mondo giudaico, così nel cristianesimo, è da intendere come un cammino, una progressione. Dio si rivela prendendo l'umanità bambina, facendola crescere piano piano, dicendo sempre la verità, ma rispettando i suoi tempi di crescita. Noi non siamo, noi cristiani, una religione del libro e basta, altrimenti veleggiamo ampiamente verso il fondamentalismo biblico. C'è scritto, va bene, c'è scritto, ma quando è stato scritto? In che contesto è stato scritto? Siamo agli inizi dell'umanità bambina, ormai l'umanità era cresciuta per l'insegnamento di Dio. Ecco, quindi accantoniamo il fondamentalismo. La rivelazione è una rivelazione, oserei dire, in progress, no? Progressiva, un cammino storico, e di volta in volta ha fruttificato, si è cristallizzata in alcuni libri. Qual è la rivelazione ultima? Gesù Cristo. E Paolo? Dopo Gesù Cristo, dopo. Il criterio di verità non è Paolo, è Gesù Cristo. E quindi possiamo dire, sì, in questo Paolo è stato proprio, come dire, trasparente, ha lasciato trasparire la rivelazione. In questo Paolo è stato un po' come con gli occhiali, no? Occhiali un po' da sole. E adesso arriviamo, adesso. Quindi, come dobbiamo leggere ancora una volta la Bibbia? Come questo cammino progressivo, un cammino storico dove Dio ha toccato effettivamente il cuore degli autori sacri per la salvezza, ma rispettando i ritmi della storia di quell'autore all'interno del suo popolo, all'interno del contesto più ampio dell'umanità. Ma leggerla in riferimento a Cristo, è lui il criterio che ti permette di interpretare Abramo. Ma c'è scritto Abramo fu messo alla prova da Dio. Parti da Gesù e poi torna indietro. Da Gesù. E quello che facciamo indietro dobbiamo farlo anche in avanti, nei confronti degli autori della Chiesa.
Cioè, siamo diventati abbastanza abili nel dire non mangiamo più secondo le norme kosher dei nostri fratelli maggiori, gli ebrei. A Milano, non so se anche in questa zona, ci sono dei ristoranti in cui si mangia kosher, cioè un ebreo sa che lì si mangerà secondo le leggi del Levitico. Alcuni animali si possono mangiare perché sono puri, altri animali non si possono mangiare perché sono impuri. E tu diventi impuro se lo mangi. I crostacei, no. Perché? Perché c'è scritto. C'è scritto nel Levitico. Noi cristiani non mangiamo più secondo le norme del Levitico. Perché? Gesù. Vi ricordate? Gesù disse, non ciò che entra dentro fa problema, perché finisce nel ventre e poi nella fogna. Ciò che esce da dentro, ciò che esce dal cuore, è puro o impuro. È cosa buona o è peccato ciò che esce dal cuore, non ciò che entra dentro. E così commenta l'Evangelista, dichiarò puri tutti gli alimenti e noi possiamo mangiare tutti gli alimenti senza problema di far peccato. Siamo diventati abbastanza abili nel leggere cristologicamente l'Antico Testamento, anche se facciamo tanta fatica, ad esempio quando parliamo di Dio, il Dio della retribuzione, il Dio che castiga le colpe dei padri sui figli fino alla terza, alla quarta generazione, il Dio delle guerre sante, lì facciamo ancora fatica. E perché non facciamo valere il criterio cristologico? Ma questo vale anche in avanti, ed ecco Paolo. Leggete Prima Tessalonicesi, la sua prima opera, che scrive a Tessalonica, quindi per i cristiani che si erano convertiti a Tessalonica, l'attuale Salonicco. Siamo nel 50-51, prima opera di Paolo, e lui li invita sul finale, capitoli 4 e 5, arriva anche a delle esortazioni concrete per dire voi adesso dovete vivere da cristiani, non come i pagani della città. E mette un bel veto, senza mezzi termini, sull'adulterio. Non si fa adulterio, punto. Però come lo dice? Se leggete quel testo troverete che Paolo dice non devi fare adulterio perché è un inganno che l'uomo, il cristiano peraltro, fa a un altro fratello. Sì, è la donna? Cioè è una cosa? E se voi leggete quel testo vedete che Paolo in fondo prospetta quello che oggi con le nostre categorie definiremmo maschilismo. Ma perché? Perché Paolo è uomo del suo tempo e a quei tempi tutti erano, se sta questa categoria retroproiettata indietro, tutti erano maschilisti, sia gli ebrei, sia i greci, sia i romani. Poi cambiavano un po' le leggi matrimoniali, ok, ma non c'era parità tra uomo e donna come la intendiamo noi oggi, tutti. E Paolo, uomo del suo tempo, vedete, dici cancelliamo, no, non cancellare niente, non buttar via con l'acqua sporca anche il bambino, cioè fai decadere questa visione maschilista, certo che c'entra anche la donna, certo che bisogna naturalmente dire anche a lei comportati da cristiana, però mantieni l'invito alla fedeltà matrimoniale, a non fare adulterio. Non buttar via questo semplicemente perché Paolo lo esprime con una modalità maschilista, anche perché, e questo fa affiorare proprio la rivelazione, l'ispirazione, passano gli anni. Nel 56, 57, giù di lì, Paolo scrive la prima lettera ai Corinzi. E se prendete il capitolo settimo, un capitolo difficile da interpretare, perché parla della morale sessuale, verginità, matrimonio, però c'è una perla. Per due volte, quindi non è che gli è scappato.
Per due volte Paolo afferma la parità dei diversi, cioè del marito e della moglie, perché dice: padrone del corpo della moglie è il marito. Questo lo dicevano tutti. Ugualmente, padrone del corpo del marito è la moglie. Questo non lo dicevano. Da dove arriva? Da dove arriva? Lui che di formazione era uomo del suo tempo, se ne esce per due volte con questa affermazione. E lì si vede, secondo me, proprio quella immagine del fiume. Che va bene, c'è la rete, c'è il filtro dell'umano di Paolo, ma il fiume quando arriva, arriva. Ecco, questo ci serve come esempio, per questo l'ho citato prima, il maschilismo, tra virgolette, di Paolo, ci serve per mostrare come sempre l'ispirazione passa attraverso l'umanità dell'autore, complessivamente intesa, ma è capace di andare ben oltre.